un'attività che è partita appunto alla fine del 2011, come ho detto prima in conferenza, è nata da una serie di controlli in strada del nostro personale. E durante questi controlli ci siamo accorti che erano tanti camioncini che giravano per Rimini con dei rifiuti e che forse questi rifiuti non erano autorizzati a viaggiare su strada. Da quel momento l'attività si è allargata, abbiamo interessato la Procura della Repubblica, abbiamo collaborato con la Guardia di Finanza, la sezione aerea, e alla fine diciamo il risultato sono appunto queste 30 persone indagate, 10 delle quali per associazione delinquere. Si tratta della Metacoop, una cooperativa che era stata creata apposta per dare la possibilità a delle persone, diciamo erano più che altro nomadi, per dare appunto la possibilità loro di inserirsi con un lavoro regolare nella società. Però purtroppo il lavoro che era stato dato a loro non era un lavoro regolare, non è stata data la possibilità poi di effettuare un lavoro regolare. Due in particolare elementi che erano dietro a questa organizzazione. Sì, il titolare della ditta di Gambettola Spada Marcello e Davide Gerardi, che era il referente appunto dei nomadi.